Progetto. Allora, perfetto. Dobbiamo parlare di questo progetto? Ok, perfetto questo progetto, no? Allora, questo progetto è perfetto in realtà. Per quale motivo è perfetto? Perché innanzitutto ha un nome perfetto. Oserei dire che è l'Indie è finito. In realtà era partito come l'indefinito perché non sapevamo nemmeno noi cosa avremmo fatto in realtà sul palco. Già dalla sala prove non sapevamo cosa avremmo fatto, ma questo nome si è trasformato in L'Indie è finito. Perché L'Indie è finito? Perché a mio avviso, io intanto sono Simone Bravi, batterista dei Cazzo e diciamo ideatore del progetto di questa super band Indie che andrà in onda, cioè andrà in, sul palco stasera, sabato 29 luglio all'Eco Sound Fest di Caprarola. In diretta all'Eco Sound Fest di Caprarola, ragazzi, proprio L'Indie è finito. E come dicevo, io sono Simone Bravi, batterista di Cazzo. Poi abbiamo... Io sono Simone Bravi, batterista di Cazzo. Esatto, poi abbiamo... Simone Bravi, batterista di Cazzo. E poi abbiamo... Bravo, esatto. Allora, come dicevo, Valerio Roscioni di Gio Victor, tastierista, Dario Canal, cantante dei Etruschi From Lakota, e Cyborg Zero, chitarrista dei The Cyborg. Manca anche il bassista, che è Luca Mendola, che è ex bassista di Cazzo e nuovo bassista di Alex Britti. Infatti in questo momento sta facendo il soundcheck, che ci aggiungerà tra poco. Sono gli atti, si è bloccato, beccato. E poi c'è niente proprio di meno che Giancane, ragazzi, Giancane, la nostra versione di Giancane, la nostra versione originale. Vi alzo anche un po' in piedi perché credo sia giusto così un po' descrivere questa figura. Omaggiare. Sì, esatto, omaggiare un po' la figura di Giancane. Anche se vuole tu. Esatto, vuole tu. È una grandezza naturale poi. Esatto, non dà la mano, tra l'altro, non dà la mano. Abbiamo deciso di omaggiare Giancane visto che inizialmente avrebbe fatto parte anche lui di questa super band, poi... 2 giorni prima che chiudessimo la data qui all'Eco Sound, invece gli è arrivata una proposta da parte del Muro del Canto, quindi il suo gruppo principale, quindi è dovuto accorrere a suonare con loro. Intanto chiamiamo qui, vieni. Marco Paolucci, la sua cena. C'è la cena di Marco Paolucci, io lo direi anche la telecamera. C'è la cena di Marco Paolucci. Esatto. E quindi dicevamo, perché il nome L'Indie è finito? Perché... facendo una riflessione, secondo me, ma anche credo un po' secondo noi, io faccio da portavoce perché sono l'ideatore, ma in realtà è un'idea comune, solo che in galera ci vado solamente io. Secondo me l'indie è veramente un po' finito perché c'è sempre più, si vuole sempre di più andare verso il mainstream, ok? Ci si nasconde dietro una maschera di maglioncini natalizi e chitarre scordate, quando in realtà invece poi i progetti si prospettano sempre più verso il mainstream. Infatti possiamo vederlo con le visualizzazioni su YouTube, i grandi numeri palazzetti, possiamo citare Calcutta come i giornalisti, come lo stato sociale. Quindi insomma c'è una predisposizione sempre più al mainstream, e tanto la cena di Marco Paolucci che se ne va, e quindi abbiamo deciso di dare questo nome a questo progetto che è L'Indie è finito. Sarà un progetto multietnico, perché richiamerà vari musicisti, saranno formazioni sempre differenti. Questa sarà la prima formazione, ma nel futuro magari ne vedremo anche delle altre, oppure vedremo sempre questa ma con delle facce, magari delle capigliature diverse, capiremo. Tipo questo. Quindi il genere principale, diciamo, è l'indie, ma si spazia anche... Allora, i generi principali sono i nostri brani, cioè i brani che provengono da ognuno dei nostri progetti, 3 pezzi dei Cazzo, 3 pezzi dei Gio Victor, 3 pezzi di Luce di Colla Conda, 3 pezzi dei Cyborg, che però, venendo suonati da altre persone, da altri musicisti, mescolando un po' i nostri stili, prendono una via tutta nuova, un suono tutto nuovo. In più proporremo anche delle cover, stasera abbiamo the cover blues, abbiamo le Zeppelin, abbiamo i Depeche Mode, insomma... Abbiamo deciso anche di... Manco io, perfetto, esatto. Ma io l'ho buttata per far calderone, in realtà non è vero. Quindi riarrangiate? Riarrangiate, ovviamente, a modo nostro, secondo i nostri gusti, i nostri stili, principalmente. Riarrangiate istintivamente, esatto. Riarrangiate istintivamente, esatto. Mi rimetto seduto, perché forse... Sì, quindi, insomma, andate a toccare... vari generi musicali anche... Sì, perché secondo noi in realtà i nostri generi musicali suonati con... cioè in base... i generi suonati dalle nostre band sono già un po' dei generi a parte, ok? Possiamo citare principalmente il progetto dei Cyborg, che è un progetto molto particolare, basso, batteria e chitarra. Insomma, diciamo che cerchiamo di spaziare, un messaggio importante dallo spazio. Dallo spazio. E quindi eccoci qua, siamo noi. Chiarici anche i nostri conti fiscali, No. Invece interessante era il fatto della miscela che c'è, okay. che c'è
che insomma l'intenzione di miscelare questo genere, diciamo, nuovo che è lì, che è l'indie, con pure, diciamo, i generi storici. Esatto. Quindi perché, rivisitare questo. Esatto. Quindi, perché secondo noi credo sia. Prego, prego, intanto volevo presentare il presidente dell'Eco Sound, prego, prego, ecco qua. Giacomo Santinelli, ragazzi, colui che ha dato lo spazio all'Indie Infinito con la sua prima data e ha dato modo di esibirci qui stasera, ragazzi. Siamo i pionieri. I pionieri di questa grande iniziativa, questo nuovo progetto. Grazie Giacomo. È vero che sono tutti soldi neri, esatto. È vero che sono spazio di riciclaggio di denaro. Esatto. È vero, così in realtà loro si chiamano Eco Sound, ma battono gli altri per pagare noi. Dei rifiuti tossici, questo è pieno di. Comunque sì, nel senso, ritornando alla domanda che ci hai fatto tu, abbiamo credo che sia che fosse importante citare anche grandi artisti della storia della musica, insomma, proprio perché noi proveniamo da quegli ascolti, quindi in realtà è stato, e poi ci piace, è stato un modo anche per divertirci, il filo conduttore, noi. Insomma, esatto. Non lasciarlo, ecco. Esatto, è stato principalmente un modo, tra l'altro lui è il grafico dell'Indie Infinito, ragazzi, che è il fratello del presidente, è sempre il nome Santinelli, è tutta una grande famiglia qua, tutta una grande famiglia. È vero che sono soldi sporchi, è vero che ci piace il denaro. E quindi ecco, principalmente le cover l'abbiamo fatte per divertirci, abbiamo scelto quelle che ci piacevano di più. Domandaci di più. Scelte delle cover. Scelte le cover, esatto. Invece no, ma i vostri progetti invece, insomma, personali? Esatto. Sì, sì. Cosa? Cioè, proprio i vostri, quali i gruppi, insomma, di cui fate parte? Che tipo, insomma, di... Di sound hanno? Sì, sì, allora, sì. Io partirei proprio da Cyborg che sta qua, che esatto. È venuto apposta. È molto elettrico, credo. Esatto. Insomma, scintillante. Sì. Immagino che sia. Sì. Beh, effettivamente. Da scoria. Esatto. Poi parlerei un po' dei Tuschi con la coda. Ciao. Voi da dove venite? Provincia di Pisa. Ecco, Monte l'accento. Castelli Pisano. Ecco. Viva Livorno. Viva Eva. Niente, guarda, noi stiamo. A ottobre uscirà il disco nuovo. Si è fatto uscire da poi settimana il nuovo singolo, Eurocirco. Niente, quest'estate ci siamo a giro. Bello rock, bello forte. Sì, sì, sì. Andiamo a ripescare un po' di musicalità degli anni 70, un po' rock blues. Blues rock. Prendendo delle venature di blues moderno alla Jack White o Black Keys. Quella roba là. Stasera sta spaccami, provo a fare i pezzi di cazzo, pezzo di corde vocali. Ci sta. Io pure suono con lui. Quindi è la stessa. Io suono con lui. Sì, io volevo salutare le persone che ci. Gli amici. Le persone che ci amici, sì. Giustamente. No, quel giorno ci abbiamo il secondo disco che è in uscita, che sarà il 29 settembre sulle piattaforme digitali. Ci abbiamo 5 settembre. Scusa, l'accento non mi sembra di toscano. È toscano. Toscano. Provincia di Pisa. Un toscano. Toscano verso Pieso. Sicuramente è pisana. Non lo vedo. Sto buaiolo va. Esatto. Viva Livorno. E quindi pure noi facciamo uscire questo disco che sarà incredibile, disco e molto ballabile, molto figo, molto moderno. Tutto quanto è bello valere lo show. Io vorrei far vedere alla telecamera quanto è bello. Esatto. Io invidio i suoi capelli, ma tutti noi in realtà. Mazza per te. Allora, io invece sono il batterista dei Cazzo, o Cuzzo, e il nostro genere varia tra Loretta Goggi e gli Iron Maiden, nel senso è un mischiaticcio delle cose, in realtà è un'alternative rock, punk, che varia anche sul pop, insomma, è un toccare tutti i generi, e vi invito, insomma, ad ascoltare qualche brano di Cazzo, e noi tra l'altro abbiamo pronto il terzo disco e non sappiamo ancora quando lo faremo uscire, ma prima o poi uscirà. Cioè l'anticonformismo proprio, insomma, è predefinito, pure il nome proprio è un nome che, esatto, insomma, esatto. Cioè, ma... è un nome, sì, è un nome da battaglia, insomma, da movimento culturale. Facciamo vedere anche i capelli che non ci sono più, grazie. Adesso così ho azzerato le mie possibilità di rimorchiare grazie a questa intervista. Sei contento? Dici Matteo, chi è, dici? Guarda. Se tu dici. No. Come la prospettiva qual è per il vostro futuro? Allora, la prospettiva di questo progetto, in realtà io l'ho pensata come, diciamo, come dicevo prima, un progetto sempre in movimento, cioè la formazione è sempre diversa. Poi spero un giorno che tutte le formazioni, e intanto possiamo vedere la serietà dei musicisti dietro,
Spero che un giorno riusciremo a convogliare tutto questo benessere, tutta questa energia in un disco fatto di singoli composti da ogni formazione che ha fatto parte dell'Indie Finito. Quindi, quindi dinamica, cioè esatto, nel senso nel tempo dinamica. Aperta esatto. Quindi a collaborazioni, a esatto. Cioè, sì. Aperta a ogni tipo di collaborazione. Quindi credo che almeno in questo progetto non ci devono essere divisioni di genere come quindi, tutta la musica ovviamente, ma quindi per esempio potrebbe partecipare pure la modella heavy metal. Noi la vogliamo la modella heavy metal. Ce l'hai appresso? C'è su Electric TV c'è, insomma, c'è. Vabbè, allora, noi c'è la possibilità di contattarla. Noi la vogliamo, la vogliamo forte. Soprattutto lui. Soprattutto del muro, del canto, del canto. Esatto. Ed eccoci qua, siamo noi, siamo belli, siamo simpatici, siamo interessanti. E quindi stasera insomma sarà cacciara. Stasera sarà molto a sfascio, cioè, bella cacciara. Sarà insomma un modo di veicolare queste onde per cercare di far ripartire questo underground. Hai visto che posto incredibile. Bellissimo. Vai la parola. Ma qui ci hanno fatto la pipì tutti quanti. Come quello che devo fare? L'underground è la pipì. Eccoci qua. Questo è l'Indie Finito, questo è l'Eco Sound, e noi ci siamo, voi ci siete, viva la modella heavy metal, dai, viva tutti, grazie, viva Giancarlo, ciao, 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 ciao.